ragazzi, bentornati sul mio canale e oggi finalmente iniziamo i lavori a questa benedetta R6. Precedentemente mi sono un po' anticipato, ho già smontato la moto, come vedete alle mie spalle, smontato, ho tolto giusto le carene e da queste carene ho tolto tutti gli adesivi dei vari sponsor che spero tornino per quest'anno, dai, tornate. Ora inizia la parte più noiosa e fastidiosa di tutto il lavoro che devo fare. Scartavetrare le carene, scartavetrare, stuccare, resinare, perché ovviamente io la moto la lancio, non è che sono un pilota normale che ci va sopra, no, io la lancio, mi piace buttarla nella ghiaia e quindi le carene fanno abbastanza cagare. Sono i fantasmi. Quindi vi annoierete insieme a me nel scartavetrare le carene e poi insieme vedremo un po' di dare un bel colore a questa moto. Non mi vorrei discostare più di tanto da quello che è già la colorazione della moto, come ho detto nel precedente video, quindi andremo a cercare un po' di chicche, un po' di finezze, andremo a darle quel tocco in più che gli manca per essere ancora un po' più racing. Ovviamente tutto questo che faccio io lo stanno facendo anche Jacopo e Fast Mike, che poi mi porteranno le carene e penso che procederò io alla verniciatura di tutto quanto. Ora basta chiacchiere, iniziamo il lavoro duro. Per questo lavoraccio utilizzerò carta da carrozziere usare qua. Giustamente fa meno 2 e io scartavetro con l'acqua. Dicono che lui lavoro, capito? Cazzo la chitante. Ma come stiamo? Male, molto male. Come sta andando? Va bene a me questa carina. Dica lei, dica lei. Comunque, scarichiamo ora la moto, una R6 da preparare tutta una per la gara. Tante. Una delle tante R6 da preparare tutta per questa stagione. Ok. Bene, raga. Ora direi che c'è molto molto lavoro da fare. No. No. Abbiamo sistemato le due bambine. Leggermente. Qui. Salve. Scusate la faccia da zio Fester, ma ho dovuto dare una sbarbata. Comunque, finalmente oggi smontiamo la moto di Jacopo. Andiamo a vedere che cos'ha, perché lui lamentava dei problemi al cambio, quindi andremo a smontare il motore, andremo a vedere il cambio, andremo. Andrà il mio preparatore di motori. Oggi andremo finalmente a smontarla e calcolate che mancano più o meno 20 giorni alla sua prima gara e deve fare ancora un test al Mugello, quindi dobbiamo essere veloci, ma purtroppo per una cosa o per un'altra, giustamente tu dovevi attaccare ora il frullino. Dicevo, per una cosa o per un'altra, calcolate incidenti vari. Addirittura ora il mio preparatore è caduto anche lui con la moto e si è rotto una clavicola, quindi sarà molto complicato. Il mondo dei motori è così, ma il mondo in generale è così. Tu ti pianifichi tutte le cose, ma poi alla fine va sempre tutto come vuole lui. Ma non mollo, anche se sto veramente in ansia, perché quando io do la parola, come avete visto nel video precedente, cerco sempre di mantenerla. Jacopo si è affidato a me e quindi io devo riuscire assolutamente a finire questa moto e a fargli fare il suo primo test e poi portarlo in gara. Oltre a smontare tutta la moto grazie a un altro mio amico che oggi mi darà una mano, cercherò anche di andare a verniciare le carene. Finalmente sono finite, scartavetrate, stuccate, risistemate al meglio e adesso finalmente andremo a dare il colore a queste carene e vedrete presto un video di presentazione del team con tutte le moto in configurazione gara. Spero presto, perché qua ormai non si sa mai, tra infortuni, incidenti, malattie, covid, quarantene, ce la faccio più, raga, non ce la faccio più, vedo l'ora che inizia questo campionato.
Mentre Yuri smontava il motore della moto e lo posizionava sul banco per poi affidarlo a Daniele che lo smonterà e vedrà che danni ha al cambio questa moto, io mi sono messo un po' a verniciare e ho fatto tirare un bel lavoretto e mi sono fatto in questo modo. Comunque finalmente le moto sono quasi pronte. Adesso speriamo un po' di fortuna che questo motore non abbia nulla di grave e che in pochi giorni Daniele riesca a fare tutto quello che deve fare, così almeno rimontiamo questa moto, diamo la possibilità a Jacopo di allenarsi e incrociamo le dita per il primo round di Coppa Italia. E mentre io sono qui che mi vernicio la faccia, c'è Fast Mike che sta lavorando con Team Glass per tirare fuori una bellissima grafica per queste moto. La vedrete prossimamente nella presentazione del team. Questo qui è il primo. Questo e quello. Questo pochettino come si muove. Vedi anche questo, guarda questo, guardalo qui. E ci vorrebbe una luce. Che gli è una luce? Vedi qui come sta andando. Abbastanza sondato, vedete qua.